Ciao a tutti, ben ritrovati. Il libro di cui parliamo oggi, io ho fatto l'operazione contraria, nel senso che ho visto il film, mi è piaciuto tantissimo, allora ho deciso di andare a cercarmi il libro, mi ha incuriosito. Il film l'avrete sentito sicuramente, è un film di Robert Redford, record di programmazione negli Stati Uniti è In mezzo scorre il fiume, che ha vinto un meritatissimo premio Oscar per la fotografia. La voce narrante del film e del libro, che è l'autore del libro, è Norman MacNeil, che è il fratello maggiore dei due, il minore interpretato da Brad Pitt nel film. Il padre è un pastore protestante, poi c'è la moglie, il cognato, eccetera. La storia ruota intorno a questa famiglia del Montana, che si vuole in gran bene i vari personaggi, i familiari, eccetera, però fanno fatica a capirsi, si sfuggono, si eludono perché sono diversi, perché hanno caratteri diversi, idee diverse, eccetera. Il fil rouge del film e del libro è la pesca con la mosca, di cui questi due fratelli sono appassionatissimi. Norman, da anziano, ricorda le vicende della sua famiglia, i paesaggi del Montana, dove sono cresciuti, i ricordi della gente che non c'è più, eccetera. Norman è più un tipo posato con la testa sulle spalle, si sposa, eccetera, mentre Polly è un ragazzo scapestrato, al vizio del gioco, corre dietro alle ragazze, è più così, insomma. Il libro è stato definito un capolavoro, e lo è veramente, adatto per tutti, va bene anche per i ragazzi, una bellissima lettura, non è un libro lunghissimo, sono 150 pagine. Quindi va via velocemente. Se volete un bel libro da regalare o da leggere, adattissimo per chiunque, io l'ho letto diverse volte, ve lo consiglio caldamente, è veramente un capolavoro. 4 stelle anche qui, sia il libro che il film, meritatissimi. Provateli tutti e due. Va bene, grazie, ciao.